Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, un ben ritrovati a tutti per una nuova puntata di Blu Celesti Forever, la trasmissione che racconta la storia di tutti coloro che hanno indossato la maglia blu celeste, una maglia che noi consideriamo una seconda pelle, e l'indossatore di questa seconda pelle di oggi è Massimiliano Carlini. Allora, Massimiliano, raccontiamo un po' la tua storia calcistica. Tu nasci, ho qui una tua scheda, cominci con l'Isola Liri in Serie D, poi hai fatto Frosinone, San Benedettese, appunto, sei ritornato a Frosinone, hai giocato a Lecco nell'anno 2008-2009, poi ne parleremo. Sì. Hai fatto 3 anni a Sorrento, 2 anni a Cremona. Sì. E poi in questi ultimi 2 anni hai fatto un anno di C e stai facendo la Serie B con il Frosinone. Sì, perfetto. Allora, tu sei laziale, sei di Terracina se non ricordo male. Giustissimo. E cosa ricordi della tua prima esperienza calcistica, così voglio dire, come nasci come calciatore? Hai cominciato da bambino come tutti all'oratorio? Sì, diciamo, ho fatto tutta la trafila nelle giovanili della mia città, poi dopo ho cominciato a girare un po' l'Italia facendo vari provini, prima Lanciano, Teramo, squadre che allora militavano in Serie C, e però purtroppo sono andati tutti male, perché dicevano che ero piccolino, che non avevo il fisico. Ma va, ma non è mica vero, eri altissimo. E poi niente, poi dopo ho avuto la fortuna che nel mio stabilimento, perché io ho uno stabilimento di proprietà a Terracina, viene l'allenatore attuale del Rimini, Marco Cari, e c'è un'amicizia che va da più di 30 anni con la mia famiglia, e lui mi fece fare un provino con Laberinti del Frosinone, che allora era allenata da Fabrizio Perrotti, e niente, da lì è iniziata la mia carriera nel Frosinone, dove ho fatto il primo anno di Beretti, poi feci il mio primo contratto, andai in prestito all'Isola Liri per poi tornare a Frosinone e così via, insomma. Ascolta, Massimiliano, poi nel corso di questo tuo peregrinare in giro per l'Italia, cominciando a giocare a calcio a tutti i livelli, sei partito dalla Serie D, poi hai cominciato subito con la C, finisci nell'anno 2008-2009 a Lecco con Adriano Cadregari, che è un amico oltretutto. Sì. Cosa ricordi del tuo impatto con la città, con la tifoseria? Come ti ricordi questo arrivo qui al nord, che non era una delle tue mete abituali come così scansione calcistica? Sì, all'inizio è stato fatto un po' fatica, perché comunque era la prima volta che mi allontanavo così tanto da casa, però poi ho trovato un bellissimo ambiente, una squadra di bravissimi ragazzi, poi è stata anche una bella esperienza, perché c'è stata quella salvezza di play-out, è stata proprio tra l'altro con la San Benedettese. Sì, appunto, era la squadra che ci avevo giocato l'anno prima. Sono stato un mix di emozioni che ricordo con piacere, e anche, se devo dire la verità, è stata la volta dove veramente ho sentito di più la partita, dove tra virgolette ho avuto quella paura di scendere in campo, che neanche magari quando, ecco, affronti i playoff per vincere o partite importantissime, il fatto di dover retrocedere forse è la sensazione per un calciatore più brutta che ci possa essere. E penso che sia, che tu hai centrato, che sia proprio la cosa vera questa, perché è chiaro che ti senti praticamente a un, così, su un filo, no? Però sì, sospeso sul baratro. Bravissimo, perché comunque non c'è cosa più brutta, no? Che comunque deludere tutta quella gente, la società, e anche tra noi compagni di squadra, no? Sarebbe stata una delusione grandissima, invece poi è arrivata una gioia immensa, perché arriva una bella salvezza, quindi alla fine ricordo, ho un bel ricordo di Lecco. Che tu abitavi in città quando eri qui, certamente. Io stavo praticamente sul centro commerciale.
quello che sta vicino allo stadio. Ah, Meridiane, sì. Le Meridiane, perfetto. Gli appartamenti che erano sopra di lì, diciamo. Ho capito. E della città la vivevi, non la vedevi, oppure eri solo casa e allenamento? No, no, l'ho vissuta molto. Infatti ancora oggi mi sento con un grande amico che è Maurizio Varisco. Ah. E lui è un tifoso del Lecco. Sì, sì. Poi ha chiamato anche il figlio come me, Massimiliano, e ancora oggi mi viene a vedere quando capito al nord, ci incontriamo, quindi ho stretto anche amicizia con persone, con belle persone. Che poi è una delle cose belle della tua attività, se vuoi, no? Assolutamente sì, perché comunque impari a conoscere molta gente nuova. Certo. E poi anche le abitudini, no? All'inizio sembrava che comunque la gente era un po' restia, non ti dava comunque, insomma, come tu eri quello di fuori, no? Invece poi dopo ti riscopri persone bellissime che forse è meglio di tante altre. E poi un'altra tua esperienza al nord è stata quella fatta con la Cremonese, a Cremona? Sì, sì. Piazza che io conosco bene, perché mangiavo dove mangiano, non so se tu mangiavi all'alba. Sì, a volte sì, sì. Ecco, io poi ho mangiato lì per 30 anni, quindi figurati, no? Per lavoro passavo e quindi cioè, ho visto passare tutti da Vialli a Mondonico a chiunque. Ci credo. E anche lì è una città molto umana, molto vivibile. Sì, sì, assolutamente sì. Infatti anche lì ho parecchi amici e questo, ecco, Cremona forse è uno dei miei più grandi rimpianti a livello calcistico. Perché comunque c'erano le potenzialità, le basi, sì, c'era tutto per poter creare e costruire qualcosa di importante. E è vero che personalmente lì ho fatto il record di gol, sono arrivato in doppia cifra ed è stato un anno positivo. 10 gol. Sì, 10 gol, però è vero pure che purtroppo non abbiamo centrato l'obiettivo della vittoria del campionato e questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, perché lì veramente sarebbe stato bello continuare e creare qualcosa di importante. Chi ricordi tra i tuoi compagni di quell'annata blu celeste? Se ti senti ancora con qualcuno, se hai dei rapporti telefonici, così epistolari con qualcuno? Sì, guarda, ultimamente mi sono sentito con Buda, Samuele, che con lui, a parte Zappino, che comunque si trova ancora tutt'oggi nel Frosinone. E poi di quell'annata lì io ero in camera con Buda e ricordo le nostre chiacchierate fino alle 4 del mattino prima delle partite e era proprio ormai un rito il nostro, però andava bene perché io comunque segnavo, facevo bene, quindi certo. Come è cambiato, Massimiliano, il calcio quando tu hai cominciato, che era in 2000, inizio degli anni 2000-2004? Cioè, come è cambiato il calcio dei tuoi inizi rispetto a quello che si sta vedendo adesso? Cioè, voglio dire, visto che c'è anche, scusami, c'è anche molta difficoltà economica, ci sono molte società che hanno problemi, adesso il caso più eclatante è il Parma, ma anche noi a Lecco, ma chiunque ha visto casi Parma in Serie C quasi all'ordine del giorno. Sì, io penso che la cosa che sia cambiata molto è comunque questo regolamento per i giovani, no? Che secondo me sbagliato. Sì, è giusto fino a un certo punto, perché comunque tanti ragazzi si ritrovano a giocare in squadre professionistiche e poi si trovano a 24-25 anni che non hanno niente, perché magari sperando di diventare giocatori, ma in realtà magari militano in determinate squadre solo perché magari la Lega paga i contributi, mentre prima chi giocava in C o in B o anche in Serie D, un ragazzo di 20 anni voleva dire che era forte e che quindi aveva prospettive importanti per diventare giocatore. Certo, dovrebbe valere il concetto, Massimiliano, se mi permetti, dovrebbe valere la meritocrazia, cioè giochi se sei bravo e se puoi crescere, cioè non è che puoi giocare, non possiamo fare le squadre con l'anagrafe, se no è finito il cinema. No. Bravissimo, sono quindi d'accordissimo. Perché qui vorrebbe dire poi presentarsi a degli spettacoli calcistici a volte con delle personcine che sono giovani e basta, ma proprio e basta, cioè non c'è nient'altro. Sì, è vero, assolutamente. Allora, io spesso andavo anche non distantissimo da Anagni, da Frosinone a Anagni, ma non conosco Frosinone come piazza calcistica. Raccontacela tu. No, Frosinone è una città dove si vive di calcio, la gente è molto appassionata,
infatti poi diciamo che è un po' il nostro fortino, lo dimostrano anche i risultati. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo perso una sola partita, è una tifoseria calda che segue, partecipa, sì, assolutamente, in casa facciamo quasi sempre il pienone, quindi si vive di calcio e questo è importante. No, assolutamente, perché vedi, anche noi giocatori, sarà un caso, ma andiamo in casa, le vinciamo tutte, mentre fuori casa le cose non vanno altrettanto bene. Quando si dice il fattore campo, ma non camposanto, però camposanto per gli altri, per quelli che arrivano. Massimiliano, tu sei un classe 1986, sei ancora giovane, no, hai ancora dei begli anni di calcistici davanti, ma cosa pensi della tua vita futura? Cosa sarà? Sarà ancora nel calcio o pensi che potrebbe anche diventare qualcos'altro? Guarda, la cosa che forse mi piace di più del calcio è gestire magari qualcosa con i ragazzini, quindi cercare di dare qualcosa e un futuro magari a ragazzi che meritano di averlo. Poi per quanto riguarda invece allenatori e cose varie, non credo che sia il mondo fatto per me, perché non mi piacciono tante cose di questo mondo e quindi preferisco evitare. Il mio futuro sarà a San Benedetto con la mia ragazza, se le cose andranno come devono andare e basta. Allora ti do un consiglio per San Benedetto, c'è un posto che si chiama Da Gino l'Arrosticino, non so se lo conosci. No. È in fondo a San Benedetto, cioè quindi dalla parte verso nella zona stadio, no? Sì. Questo Gino l'Arrosticino, apro una parentesi culinaria, fa degli arrosticini abruzzesi clamorosi. Addirittura. Sì, sì, allora, sì. Siamo al clamore. Vai a trovarlo perché ti divertirai un sacco mangiando questi arrosticini. Va benissimo. Tornando invece a te, Massimiliano, noi ti ringraziamo innanzitutto per la tua gentilezza, per la tua disponibilità. Grazie a voi. Ti diciamo che l'Eco non si è dimenticata della tua stagione e di Carlini Massimiliano, non si è dimenticato delle tue giocate e ti ricorda sempre con grande affetto. Anche io ricordo tutti con grande affetto e poi nel calcio mai dire mai. Mai dire mai. Ci sarà un ritorno. Ci sono solo arrivederci e mai addio nel calcio. Bravissimo. Grazie Max, buon rientro. Ciao, grazie a voi, arrivederci. Ciao, grazie. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.